logica si sono sperimentate, si stanno portando avanti altre esperienze, in particolare in Africa, in Togo, anche qui con un legame molto stretto tra il finanziamento, qui i numeri sono ancora molto più piccoli, siamo a 1,3 milioni di euro, ma con un forte legame con l'agricoltura e le filiere agricole. Ecco, al di là di questo racconto che è un pochino di premessa, volevo cogliere questa occasione per condividere alcune veloci, direi non più di 5 veloci riflessioni su quelle che sono per noi le lezioni più importanti che derivano da questa esperienza. La prima lezione può essere sintetizzata un po' riprendendo e parafrasando il famoso Marshall McLuhan, la cooperazione, nel caso della cooperazione, il mezzo è il messaggio. Cosa si intende? Cooperazione può essere un ambito, può essere una semplice forma giuridica, nel nostro caso è stato il metodo ed è stato direi il fattore critico di successo. Perché dico questo? Perché nella logica della cooperazione ci sono alcuni ingredienti che sono per esempio il protagonismo, la logica dell'autoaiuto, la logica della rete, la logica della intergenerazionalità, che sono fondamentali per il successo di un progetto. Perché il protagonismo? Perché, come è stato già anticipato, se i portatori di un bisogno restano soltanto i portatori di un bisogno, quel progetto probabilmente avrà le gambe corte. I poveri, se vogliamo essere un pochino, come dire, tranchant, sono portatori non soltanto di bisogni, ma di parte di soluzione di quei bisogni. Se non partiamo dalla logica dell'autoaiuto, che significa? Ci sono delle energie dei territori che vanno messe in pista e valorizzate? Anche qui, se non mettiamo in moto questo tipo di energie, abbiamo un fattore produttivo, diciamo così, importante che viene meno. Per noi la cosa più difficile è stato attivare il circuito del risparmio, non il circuito del finanziamento, paradossalmente, e i nostri amici andini dicono che quando si insegna a mettere le mani nelle proprie tasche anziché a stendere le mani, si è fatto un passaggio avanti fondamentale. Quindi la logica dell'autoaiuto. La terza logica è quella della rete, è una logica squisitamente cooperativa ed è la logica coalizionale o di merge di cui abbiamo parlato. Quindi mettere in pista il circuito del credito e del finanziamento, il circuito delle reti di produzione, le reti agricole, le filiere del commercio equo, tutte le reti che possono essere attivate. Infine la logica della intergenerazionalità o dei risultati di breve, non di breve termine, ma di medio e lungo termine. Quindi certamente sì, l'attenzione ai risultati e alla sostenibilità economica, ma non con la trappola dell'economicismo, perché ci deve essere la capacità e la possibilità di guardare più a lungo. E sono un pochino riassunte in finale, direi, le altre lezioni che possiamo, come piccolo contributo di riflessione, proporre in questa occasione, che sono appunto la logica dell'attivazione di un'economia circolare, perché soltanto nei circuiti dei territori si ha la possibilità di far crescere qualche cosa di sostenibile nel tempo. L'altro principio è la coalizione e la partnership tra soggetti della stessa natura. Per noi, come dicevo, è stato molto importante passare dalla logica di un soggetto... Io non la vorrei interrompere, ma perché l'ascolterei ancora per almeno un'ora, però il tempo ci uccide perché il sottosegretario ha delle esigenze. Sì. Mi dispiace veramente. Ma ho finito perché l'importanza di agire sulle regole ce la dirà sicuramente in conclusione il ministro, il vice ministro, e
E concludo con una, direi, auspicio. Beh, insomma, questa è una frase che sembra banale, forse sconcertante per la sua semplicità. Ci potrebbe sembrare di una ingenuità mostruosa, ma c'è stata detta dai nostri partner. L'obiettivo finale dello sviluppo è volerci più bene, essere felici e vivere in pace. Potremmo dire che è un pensiero di una, appunto, ingenuità mostruosa. Potremmo dire che è un augurio, secondo noi è un pensiero politico. Sono certissimo che moltissimi hanno apprezzato di arrivare molto nel concreto come ha fatto lei. Credo che sia molto interessante l'ultimo intervento del dottor Mento, per quanto gli siamo costretti a chiedergli una notevole sintesi, perché ci parlerebbe o ci dovrebbe parlare, se ho capito bene, ma qui bisogna dire che le cose innovative ci vuole un po' di tempo per familiarizzarsi, soprattutto nella mia generazione, perché credo che ci parlerà di come i progetti di carattere sociale possono essere, diciamo, in pratica autofinanziarsi o trarre elementi di finanziamento e di sostenibilità da soli. Le lascio quindi la parola, pregandola, purtroppo, come succede a tutti gli ultimi, che invece di essere i primi per il momento rimangono gli ultimi. Grazie, effettivamente siamo, diciamo, il fatto che a concludere questo panel ci sia un interlocutore senza portafoglio dimostra che effettivamente siamo pienamente entrati nella Terza Repubblica, abbiamo lasciato la prima ormai alle nostre spalle. Bene, cercherò di essere velocissimo. Investimenti ad impatto sociale. Cosa sono? Investimenti ad impatto sociale sono investimenti in cui l'investitore ha l'obiettivo, l'intenzione di generare un impatto sociale insieme ad un rendimento economico. Quindi rispetto alla finanza responsabile, che cerca di diciamo, limitare le esternalità negative che ci sono nelle scelte di investimento, in questo caso invece l'investitore punta, mira a generare un impatto sociale misurabile insieme ad un ritorno economico. Quali sono quindi le caratteristiche di un investimento ad impatto sociale? Dicevo, l'intenzionalità, l'aspettativa di un ritorno economico, quindi non ci troviamo nello spazio del grant o della venture philanthropy, tassi di rendimento che si collocano al di sotto, in linea con quelli di mercato, strumenti finanziari che vanno dal debito all'equity e un aspetto che ci sta particolarmente a cuore come Human Foundation, il tema della misurabilità dell'impatto sociale. Quindi ci troviamo all'interno di quella che Ronald Cohen, il coordinatore della task force sugli investimenti ad impatto sociale, ha denominato finanza 3D. C'è una finanza che accanto alla dimensione del rischio e del rendimento ha introdotto la dimensione dell'impatto. La finanza d'impatto, il settore nasce o comunque inizia a consolidarsi più o meno nel periodo della crisi finanziaria, a partire dal riposizionamento strategico che alcune fondazioni americane, in primis la fondazione Rockefeller, hanno fatto rispetto ai loro modelli di grant, ai loro modelli di finanziamento ed in particolare per quanto riguarda la popolazione che è alla base della piramide. Quindi hanno individuato nella popolazione alla base della piramide e nei bisogni che vi sono nella popolazione alla base della piramide la possibilità di sviluppare dei processi di crescita e attraverso il sostegno a modelli di business innovativi. Chiaramente se gli investimenti ad impatto guardano con attenzione alla base della piramide, gran parte di queste risorse vanno verso i mercati emergenti. Secondo un recente studio del Cabinet Office UK, il mercato diciamo alla base della piramide per gli investimenti ad impatto si colloca tra i 400 e i 1000 miliardi di dollari. Il rapporto sugli investimenti ad impatto sociale stima il potenziale 2020 degli investimenti d'impatto intorno ai 1000 miliardi.
Come vedete in questo grafico si può apprezzare la crescita vorticosa negli ultimi 4-5 anni del mercato degli investimenti d'impatto. La fonte è il Global GIIN, che è l'organizzazione che riunisce gran parte dei fondi d'impatto sociale. Gli ambiti in cui gli investimenti d'impatto intervengono sono l'accesso alla finanza, l'occupazione, tecnologie verdi, l'agricoltura. E all'interno, diciamo, di questo spettro ci sono fondi che hanno, diciamo, sensibilità diverse, in realtà che sono più attente alla dimensione dell'impatto, in realtà che sono invece più attente alla dimensione, diciamo, del ritorno. Quindi fondi, diciamo, che hanno una prospettiva impact first o financial first. E in questo caso nella bilancia ho cercato, diciamo, di portare due esempi di fondi che hanno questa prospettiva. Root Capital è un fondo che lavora diciamo con una prospettiva più di finanza noiosa, però allo stesso tempo è molto attento alla generazione di impatto sociale, si occupa soprattutto, diciamo, di prestiti a realtà piccole imprese che operano in campo rurale. Bamboo Finance si occupa sì di rurale, però ha anche un'attenzione alle tecnologie, alla produzione di energia rinnovabile, ed è, diciamo, più attenta alla dimensione del ritorno finanziario. Root Capital ha un tasso di rendimento del 2%, quindi praticamente l'investitore alla fine dell'investimento, diciamo, ottiene più o meno il capitale. Nel caso di Bamboo Finance il tasso di rendimento può oscillare tra il 10 e il 12%. In questa differenza ci sono chiaramente poi tutta una serie di altre questioni molto interessanti. Root Capital è un fondo che fa molta assistenza alle organizzazioni in cui investe, fa un accompagnamento molto puntuale per effettivamente diciamo sostenere la crescita delle organizzazioni in cui investe, con un sistema di metriche di misurazione dell'impatto che ha sviluppato, e quindi, diciamo, attraverso il lavoro ha fatto un benchmarking delle varie iniziative, ha sviluppato un sistema di metriche molto molto raffinato. Il sistema di metriche di Bamboo Finance invece è decisamente più standard, dove gli indicatori sono degli indicatori di performance. E come potete vedere in questa slide, diciamo, scusate, la precedente, ci sono una serie di soggetti che investono all'interno dei prodotti di finanza d'impatto, e all'interno di questi soggetti ci sono chiaramente anche le DFI, che investono copiosamente in mercati emergenti. Quindi negli ultimi anni le istituzioni di sviluppo finanziario hanno iniziato a guardare con grande attenzione alla dimensione del blending e stanno progressivamente spostando portafogli verso, diciamo, investimenti intenzionalmente ad impatto sociale. Overseas, beh, lo conoscete tutti, negli ultimi anni ha progressivamente aumentato gli investimenti ad impatto sociale. Questa mi sembra un'esperienza interessante con Global Partnership. Global Partnership è un investitore no profit che a sua volta investe in istituzioni di microfinanza. OPIC ha deciso di investire circa 15 milioni di euro all'interno di Global Partnership. USAID ha maturato anche nell'ultimo periodo un'esperienza da questo punto di vista, lo sta facendo insieme anche alla controparte UK. Hanno sviluppato un'iniziativa di accelerazione di start-up. Da questo programma di accelerazione di startup che operano prettamente nel segmento BOP hanno finanziato Meragao Power, che è un'azienda che
si occupa di installazione di pannelli solari off-grid per le comunità rurali dell'Uttar Pradesh. Quindi attraverso, diciamo, la leva dell'impact investing hanno, diciamo, sostenuto la crescita, la scalabilità e la replicabilità di questa realtà. La cooperazione britannica ha recentemente lanciato un fondo ad impatto sociale che non investe direttamente in imprese ma investe in veicoli finanziari. Qui c'è l'esempio di Nova Star Ventures, un veicolo finanziario in cui ha investito la cooperazione UK insieme a un altro paio di diciamo controparti europee e JP Morgan. Nova Star Ventures a sua volta investe in organizzazioni di imprese sociali che dovrebbero generare impatto sociale, la più nota di tutte è Breed International, che è un grosso, diciamo, player dell'educazione. Rapidissimo, il dottor Binismaghi prima ci raccontava di ciò che sta facendo la Cassa Depositi rispetto a questo tema. Ecco, noi siamo in attesa, ci auguriamo, insomma, che a luglio ci siano una serie di novità per chi si occupa di finanza ad impatto, perché insomma è un tema assolutamente rilevante. Grazie. Ecco, questa è la prima. Adesso, ovviamente, le conclusioni. Ho lavorato a lungo nella mia vita con un coordinatore importante dell'ufficio esteri dell'allora Democrazia Cristiana, che si chiama il senatore Orlando, il quale mi diceva sempre: mi chiamano a concludere i convegni, mi buttano sul tavolino idee, progetti, ogni cosa, e poi loro se ne vanno, io resto con questo mucchio di cose davanti. Non lo commento, ma insomma penso che ogni politico si trova in questa situazione quando vuol fare bene il suo mestiere. Due sole cose mi sento di dire per la nuova legge di cooperazione, due soli input importanti. L'apertura alle imprese, secondo me, ha soprattutto il significato di aprire il novero dei cosiddetti addetti ai lavori. Ovviamente, essendo uno di questi, non ho niente da dire sugli addetti ai lavori e alla cooperazione, ma penso che se si fa uno stabilimento di acquacoltura occorre qualcuno che nella vita faccia veramente l'acquacoltore e non un consulente di acquacoltura, e così via. L'apertura del novero alle imprese e alle forze produttive è essenziale nella nuova cooperazione, a prescindere dal fatto che sia un'agenzia o un altro strumento. Il secondo elemento è il coinvolgimento delle forze giovani del Paese. Sappiamo che le forze giovani del nostro Paese, io vivo in un'università, sono molto difficilmente cooptabile, sono molto difficilmente, oggi si trovano in una particolare difficoltà, eppure sono le forze giovani che spesso fanno moltissimo in questo settore di cooperazione, sono le più disponibili anche a farsi carico di situazioni difficili. Queste due cose, apertura del novero degli operatori, dei players nella cooperazione e acquisizione di forze giovani, secondo me sono due input importanti. Per il resto mi limito a fare quello che hanno sempre fatto tutti quelli dei convegni, che buttavano sul tavolino del politico tutte le loro idee e le cose e poi se ne andavano. Grazie professore, desidero innanzitutto ringraziare Giampaolo, Absi in generale, per questa opportunità che ci è stata data stamani, perché ho trovato la discussione che ho ascoltato dalle 10, diciamo, da quando sono arrivato qui, molto molto interessante, e del resto la miglior conclusione sarebbe semplicemente rileggersi le 5 righe di sottotitolo del titolo del convegno: occasione di dibattito, rinnovata alleanza fra imprese low profit, finanze e istituzioni pubbliche basata su dignità umana e bene comune. Potremmo alzarci e andare via. Qui dentro c'è un tweet, c'è più o meno quello di cui abbiamo parlato stamani mattina, però non posso ovviamente limitarmi a questo. Chiedo scusa a Claudia Benedetti e a Federico Mento, io sono qui, non ho altri impegni, è un problema di stanchezza generale, quindi ho trovato invece un atteggiamento prima Repubblica e dire che il politico deve andare, quindi mi raccomando, io sono qui tutto il pomeriggio, quindi siete voi che siete giustamente stanchi, alle 9:30, tutto qua. Anche perché per me questo è un pezzo del lavoro, cioè un pezzo del lavoro. Quello che trovo molto interessante, che è la mia seconda considerazione, diciamo, di metodo,
Io sono molto soddisfatto per il clima complessivo, nel senso che essendomi occupato di questa materia con diversi cappelli da un certo numero di anni, devo dire, non so se è un film che racconto a me stesso e basta per farmi un film, ma vi è stata negli ultimi mesi una moltiplicazione impressionante di occasioni di incontro in cui i diversi soggetti della nuova legge di cooperazione trovano il bisogno di cominciare a incastrarsi l'uno con l'altro, a conoscersi, a parlarsi, a scambiarsi linguaggi, idee. Io lo trovo molto bello perché ovviamente questa, ogni legge ha una caratteristica nei sistemi democratici, in parte registra e ascolta un cambiamento che era già cominciato, per cui adegua l'equilibrio sociale a dei fattori che sono nel frattempo mutati. Ma in parte, soprattutto se si propone di essere non soltanto una legge ratifica, diciamo così, ma una legge innovativa, progressista, cerca anche di indurre dei cambiamenti dei comportamenti dei soggetti, non si limita a registrare come sono cambiati i rapporti fra i soggetti. Secondo me la 125 ha fatto un po' l'uno e l'altro, perché per certi aspetti ha registrato la maturazione di un dibattito che andava avanti da tantissimo tempo, i famosi 27 anni di vita della precedente legge, peraltro molto buona. Peraltro noi abbiamo in alcune circostanze osato, nel senso che abbiamo fatto delle robe che non erano minimamente acquisite al dibattito, basti pensare, guardo Bernardo, al fatto che abbiamo catapultato in seconda lettura perché non eravamo pronti in prima lettura il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, con lunghissime conversazioni notturne con Ragioneria Generale dello Stato e altri soggetti. Basti pensare che abbiamo messo tra i soggetti del sistema italiano di cooperazione non soltanto le imprese di cui parliamo oggi, il profit di cui parliamo oggi, ma noi potremmo moltiplicare altri incontri in cui a me piacerebbe, ad esempio, sapere come organizziamo il sistema delle diaspore in Italia e come le diaspore nella logica di migrazione e sviluppo, tema attualissimo, possono diventare più organizzate e più efficaci e come le ONG per un verso. Mi piace però la considerazione che ha fatto Giampaolo sulla definizione in negativo per certi aspetti. E anche il settore profit possono positivamente ingaggiare le diaspore, che è un soggetto che noi abbiamo individuato, perché c'è, ma che francamente è ancora sfuggente nelle sue forme, nel senso che è variamente organizzato e disorganizzato a seconda del paese di provenienza. Però ripeto, il clima complessivo secondo me è molto buono, devo dire, io sono contento di questa moltiplicazione di incontri e di occasione di colloquio. Vi faccio grazia delle note sul quadro internazionale, sulle scadenze che abbiamo, diamo per buono che le conosciamo tutte, un po' come la recita del Rosario, diciamo Addis, New York, Parigi, Milano, e questo è il quadro internazionale. Sapete che siamo in fase di implementazione della legge in Italia quest'anno e quindi questo diamo per buono che è un calendario condiviso, che conosciamo tutti. Darei meno per buono, perché devo talvolta anche giocare la parte non soltanto dell'acceleratore e dello stimolatore, ma in alcuni casi non mi capita spesso, quella del frenatore. Questa invece è un'avvertenza da frenatore. È chiarissimo il quadro delle scadenze internazionali, è tutt'altro che scontato ancora il loro esito. Quindi noi sappiamo che a fine anno avremo, se tutto va bene, una grammatica, diciamo, comune e condivisa dello sviluppo e anche dei mezzi per finanziare questa ambiziosissima agenda trasformativa che intenderebbe sradicare la povertà estrema, ma direi in generale la povertà, da qui al 2030 in tutte le sue dimensioni, economica, sociale, ambientale e nel quadro della governance dei diritti umani. Vast program, si potrebbe dire. E soprattutto se è vero, come diceva, non mi ricordo chi, poi dopo è andata via, che in realtà tutta questa conversazione avviene in un tempo in cui invece l'ordine o il disordine mondiale si fragilizza ogni anno di più, quindi si assiste a uno scarto fra ciò che noi mettiamo all'orizzonte come obiettivi e la situazione concreta però che abbiamo davanti a noi. Però dico, non diamo per scontati appunto quindi questi risultati, è vero che in termini di quali saranno i mezzi finanziari per seguire questa agenda e fatemi dire, non tanto il quadro di coerenza dell'agenda, io non ho dubbi che l'agenda in base a questo approccio olistico sarà molto coerente e molto articolata. Facendo politica, la preoccupazione che ho sempre espresso nel corso di questi ultimi anni è che sarà così articolata e così esaustiva da rischiare il fattore enciclopedia, non tanto un programma politico ma essere una roba che comprende davvero tutto e troppo e dunque non dà quel necessario impulso
nel prioritarizzare le scelte e nel dare quindi quel momentum che ogni decisore, di cui ogni decisore ha bisogno se vuole canalizzare attenzione, risorse e mobilitazione di opinione pubblica. Diceva Valcalda una cosa, che lo ringrazio, un intervento molto apprezzato, una cosa che mi ha fornito uno spunto. Vedete, la differenza rispetto alla cooperazione anche di 20 o 30 anni fa sta nel fatto che oggi noi viviamo in un mondo, fattori della globalizzazione, in generale maggiore apertura delle nostre società, per cui tutte le informazioni sono più disponibili che in passato, sono più circolari, sono più trasparenti, e questo induce dei cambiamenti che vanno molto al di là e vanno molto oltre la conversazione istituzionale o i comportamenti degli stakeholder istituzionali. Intendo dire, io ho notato quello che lui dice, che Andrea diceva e che condivido moltissimo: quando una grande azienda, posso parlare di Enel perché qui c'è Enel, ma ne potrei parlare di altre che non sono a questo tavolo, pensano a dover modificare spontaneamente un piano industriale decennale perché capiscono che il consumatore dei propri prodotti e l'azionista ha cambiato mentalità, beh, questo vuol dire che viviamo un tempo che è cambiato prima ancora delle nostre regole, delle nostre leggi, e che induce necessariamente alle istituzioni di cambiare i propri comportamenti, di cambiare le proprie regole. E da questo punto di vista, anche in questo caso ve ne faccio grazie, anche perché ho visto che sono presenti in uno dei fascicoli che ci sono stati consegnati all'ingresso, preparati da AFSI, il set delle convenzioni, dei principi che sono disponibili per le aziende e che sono per le aziende come codici di comportamento e di condotta. E anche diciamo, i set di principi che varie organizzazioni internazionali hanno messo in campo per disciplinare in qualche modo il ruolo del profit e delle imprese nello sviluppo è ampiamente disponibile e molto grande. Mi viene da dire che non partiamo da zero, noi ne abbiamo avuto testimonianza oggi, già ottime aziende che sono oltre la charity e oltre la corporate social responsibility, che sono un vecchio vocabolario. Devo dire che nell'ultimo anno l'Unione Europea e la Commissione Europea ha profilato per il periodo 2014-2020 una comunicazione che io trovo molto interessante sul ruolo del privato, nella duplice versione il private sector development e il private sector engagement for development, quindi sostanzialmente come mobilitare il soggetto privato per lo sviluppo e come produrre nel paese partner lo sviluppo di soggettività privata e di imprenditività, nel senso che l'impresa viene sostanzialmente vista, e io trovo questo corretto, sia per le conoscenze che porta, sia per i comportamenti nuovi che è capace di assumere nel paese partner, e dico anche per le risorse aggiuntive. Questo è un piccolo avviso ai naviganti del settore profit: non vorrei che la legge 125, ciò che racconta Bini Smaghi, fosse semplicemente considerato come esiste un nuovo salvadanaio a cui l'impresa può attingere. No, noi chiamiamo anche l'impresa a contribuire al salvadanaio, non soltanto ad attingere. Questo vuol dire fare effetto leva, moltiplicare le risorse. Anche perché nei paesi di riferimento, fatemi fare soltanto un riferimento all'Africa, l'ODA, che pure è stato per tantissimo tempo l'aiuto pubblico allo sviluppo, la principale leva di cambiamento in quel continente, oggi numericamente è più indietro di altre. Le risorse domestiche che i sistemi fiscali, pur scassati, di quel continente raccolgono è 10 volte tanto l'ODA, e perfino gli investimenti diretti esteri sono ormai la seconda voce che compone le possibili leve di sviluppo. Io poi aggiungo, in modo abbastanza ossessivo, perché penso che questo sia una veramente delle sfide culturali prima ancora che economiche del nostro tempo, che l'insieme delle rimesse delle diaspore nei loro paesi di origine ormai è tre volte la dimensione dell'ODA ufficiale. Questo per dire quanto anche quello può diventare una corretta narrativa e un corretto rapporto sulla migrazione legale, può innescare dei circuiti virtuosi di sviluppo da noi e da loro, purtroppo molto distanti dalla narrativa emergenziale e securitaria che ci leggiamo in questi giorni, in queste ore.
Quindi non partiamo da zero, secondo me il quadro è molto buono. Aggiungo che anche capisco tutti gli scetticismi, perché ogni volta che si sente parlare di innovazione uno magari ha un sospetto che si voglia, come dire, passare chissà quale trucco, ma noi abbiamo delle esperienze già oggi all'opera di finanza che definiamo innovativa, che soprattutto per il settore privato io vorrei ricordare, mi immagino le conoscete di già, penso ai meccanismi a cui l'Italia ha partecipato all'interno di Gavi, con l'Advanced Marketing Commitments, con IFFIM, sostanzialmente inventandosi un sistema che ha permesso di combinare pledge pubblici, investimenti privati, finanziamento alla ricerca farmaceutica e disponibilità per i paesi che soffrono ancora di grandi pandemie di vaccini non a prezzo di mercato ma a prezzo di costo sulla base delle richieste via via veicolate da quei paesi. Un meccanismo che sta in piedi, funziona e risponde a ogni logica morale, umanitaria, economica, va benissimo. Quindi esistono delle esperienze a cui l'Italia ha partecipato dove, ripeto, non si parte da zero. Per chiudere, perché siamo già alle 1.25 e il convegno giustamente dice che il tempo cesserà alle 13.30, io ho una sola, come dire, un solo ultimo avviso ai naviganti che vorrei fare, ancora una volta nella dimensione del frenatore. Vedo che c'è grande attenzione, meno male che è così, per i tempi di implementazione del sistema e per l'agenzia, eccetera, eccetera. Premetto che faccio i miei complimenti a Cassa Depositi e Prestiti, che ha preso estremamente sul serio questa sfida. Noi non abbiamo potuto, per ragioni diciamo legali, chiamarla banca per lo sviluppo dentro la legge, ma per me è la banca dello sviluppo, poi anche se in legge non si può scrivere. Però ne trovo tracce nelle mie missioni all'estero, cioè vedo che anche Cassa sta esplorando i diversi modelli delle proprie istituzioni partner, guarda come organizzare il proprio business interno alla luce di quelle esperienze, sta facendo dei buoni compiti per casa e questo lo trovo molto positivo, perché vuol dire che ci stiamo attrezzando per una sfida che è oggettivamente nuova e inedita per tutti noi. La mia preoccupazione in questo momento è relativa al... A un passaggio, non voglio polemizzare con nessuno, perché non, anche se sono polemico di carattere, non è questa la sede. Però una cosa la voglio dire, chiamiamolo un sassolino. Oggi sono contento che ci torna indietro, dopo una fase piuttosto complicata di concerto, lo statuto dell'agenzia, che avrà altre 7-8 tappe prima di stabilire diciamo, la partenza dell'orologio. Lo dico perché ancora una volta è un problema che io pongo cercando di non rivalutare ma di difendere il ruolo della politica. Da quando, dopo che il Consiglio dei Ministri varò il disegno di legge col governo Letta e col sottoscritto ancora nel gennaio del 2014, noi aspettammo un certo tempo prima di infilarla dentro il tunnel parlamentare, perché c'erano elezioni vicine, eccetera, eccetera, cioè elezioni regionali, no, elezioni amministrative di qualche genere. Da quando abbiamo messo quella legge dentro l'esame parlamentare, noi in 74 giorni abbiamo fatto tre letture. 74 giorni abbiamo fatto tre letture. Con due voti contrari, 15 astenuti, una bella ownership di tutti i gruppi e il risultato è quello che potete leggere. Abbiamo lavorato noi in questo Ministero e continuiamo a lavorare perché il handover dell'Agenzia rispetto a compiti ad oggi gestiti anche direttamente da questo Ministero sia il meno difficoltoso possibile, ma come in un trasloco ci si trova poi a ricordarsi dopo due mesi in casa nuova dove si è messo la bolletta, manca la teiera, insomma ci vuole parecchio prima di entrare a regime. Insomma, non ci possono volere 116 giorni per chiudere il concerto su uno statuto, che è uno degli strumenti. 116 giorni, cioè 50 giorni in più di quelli che il Parlamento ha impiegato in tre letture per fare la legge. Cioè, quando in qualche modo il Parlamento ha tutti i suoi limiti, però è un luogo accountable e trasparente, ci sono le mozioni di indirizzo, si finisce sulla stampa, si prende gli insulti e le pernacchie. Quando si comincia a entrare nello scambio delle carte fra una serie di alate istituzioni che pure fanno parte del nostro sistema, e qui ci vuole il machete e la bussola per orientarsi. E lo dico perché se noi vogliamo arrivare, come io spero che si possa arrivare, a un handover vero dell'agenzia, diciamo con meno disagi possibili, il primo gennaio 2016, cioè finirlo tutto entro quest'anno, facendo scattare
il termine a quo che la legge stabilisce dei 6 mesi al 1° luglio, includendo la selezione del direttore dell'agenzia, i regolamenti di contabilità e di organizzazione e quant'altro, non ci possono volere 116 giorni per ogni passaggio. Questo è il tema, molto semplicemente, se no tra 7 mesi dobbiamo fare un convegno dicendo dove è finita la legge 125? Io non ho alcuna voglia che questo sia il tema del prossimo convegno, cioè, ma vorrei che il momentum che c'è in questa fase, per cui il soggetto privato è interessato a capire dove andiamo, noi stiamo cercando di scuotere magari alcuni soggetti che sono meno formati, meno strutturati, c'è una fase per me interessantissima anche di ripensamento delle, scusami, non te la chiamarle così Giampaolo, però per comodità, delle ONG, perché le ONG che probabilmente sono state il soggetto più abituato, come dire, a lavorare con le vecchie regole negli ultimi 25 anni, molte di loro colgono che si aprono spazi diversi anche con la nuova legge in termini di comportamenti sul terreno, eccetera. Ecco, per fare tutto questo il mio ruolo nelle conclusioni è quello di tenere alta la pressione, perché altrimenti rischiamo un po' come in alcuni moderni gran premi di Formula 1, che se uno sforza molto il motore ma poi si dimentica delle gomme, trova a un certo punto a metà del percorso è costretto a fermarsi perché non ha calcolato il consumo di una parte della macchina. Io ho bisogno che la macchina arrivi tutta intera vuol dire che i vari soggetti devono continuare questo percorso di diciamo così, di ripensamento su se medesimi e come vogliono lavorare nel nuovo sistema, ma che al tempo stesso il sistema istituzionale deve continuare a marciare per garantire che i provvedimenti attuativi eccetera non si perdano in questo o quel passaggio nei porti delle nebbie, e non è una roba che possiamo fare evidentemente da soli, quindi io spero che questo sia un po' il messaggio che vi arriva, che è di cautela ma anche di forte impegno a portare a casa il trasloco senza tazze rotte, senza bollette perdute e con un sistema che finalmente ci mette all'altezza. Lo dico perché mi pare, siamo al Ministero degli Esteri, che il mondo e il disordine globale nel quale viviamo non si possa permettere, come dire, ritardi con quello che io considero essere uno degli strumenti migliori che noi abbiamo a disposizione per contribuire a diminuire il grado di disordine. Mi pare che sia anche questa una delle nuove consapevolezze che c'è nel dibattito che ha seguito la 125. All'inizio c'era una qualche ritrosia se definire questa come parte qualificante, integrante, c'erano vari aggettivi della politica estera di un paese. Io dico che questa è una delle parti più importanti della proiezione internazionale del nostro paese, dove poi alla fine basta vedere dove siamo e cosa facciamo, che siano bisogni fondamentali, sanitari, educativi, che sia la lotta al cambiamento climatico, alla desertificazione, che sia la food security, che sia il capacity building o le gestioni delle emergenze, dei molti conflitti che scoppiano, ci si rende conto che quando proviamo a partecipare, lo dico da Vice Ministro, a vertici o riunioni internazionali e ci interroghiamo su cosa possiamo fare per rendere questo mondo migliore, ci giriamo indietro e vediamo che lo strumento migliore che abbiamo a disposizione si chiama cooperazione internazionale. È la cosa migliore che abbiamo. Quindi non è più quello che è stato magari una volta 30 anni fa. È uno degli strumenti pregiati, che oggi un mondo in disordine può offrire per cercare di contrastare questa tendenza altrimenti all'entropia e al disordine globale. Per cui sono felice che ci sia anche alla luce di questo convegno, come dire, la consapevolezza di un nuovo soggetto a bordo in questo sistema, e mi auspico davvero, grazie alla vostra buona volontà e alla vostra disponibilità, che questo continuo dialogo fra le rotelle di questo nuovo meccanismo, tra gli ingranaggi di questo nuovo meccanismo, sia capace di produrre in tempi seri, in tempi veri, cioè entro questo 2015, non soltanto il nuovo hardware che la legge 125 ha messo a disposizione, ma anche un nuovo software, cioè un nuovo modo di pensare fra di noi al nostro ruolo nel mondo. Voi ne siete una gran parte. Grazie a tutti. No, volevo solo ringraziare Lapo, perché la passione che lui ha messo, l'impassione, l'impegno e la capacità che ha messo nella legge e che sta mettendo oggi in questa fase ancora più difficile forse rispetto a quella parlamentare, sono un esempio per tutti e sono la garanzia che la nave partirà dal porto. Grazie. Grazie a te.